secondo. Ok, ho chiuso tutto, no, perché mi assicuro sempre prima di registrare di chiudere tutte le finestre, non vorrei rompere troppo le scatole ai vicini. Ciao, ragazzi, sono che sono oggi siamo ritornati sulla gente Pokémon Arceus, stavo per sbagliarmi perché sta venendo la DNA, la testa Pokémon leggende Arceus, però fortunatamente sono riuscito a dire il titolo giusto invece della parola. L'ultima volta perché non avessi visto gli scorsi 4 episodi, sì, mi ho fermato a gestire 4, non so come al solito perché mi ero stancata proprio tantissimo psicologicamente. Ci è successo di tutto, abbiamo affrontato quello che è stato forse il momento più allucinante e frenetico del gioco nel migliore dei modi, penso, aggiungo anche perché ce la siamo cavata benissimo. Infatti, nelle scorse puntate abbiamo terminato la raccolta delle 18 lastre di Arceus e con ciò abbiamo ottenuto così il mistico flauto cielo, strumento importantissimo per riuscire a incontrare il sommo Arceus. Tuttavia è successo prima di ottenere la lastra, l'ultima lastra che ci rimaneva da trovare, la lastra tetra di tipo spettro. Giusto un po' di cose, infatti quest'ultima lastra la possedeva niente un po' di meno che Eteri Persona, che ricordiamoci ci aveva accompagnato nella corte delle lastre per tutto questo tempo, che si era rivelato essere dall'appassionato di storia antica, che era l'essere un vero e proprio ossessionato e ossessionato dal culto di Arceus, da desiderare al punto da desiderare non solo di voler incontrare e scoprire così qual è il senso della vita, l'origine del mondo, l'origine dei suoi antenati, eccetera, eccetera, che ci potrebbe stare anche come desiderio, ogni tanto magari ce lo domandiamo tutti nella vita, ma da dove veniamo, eccetera, eccetera, ok? Ma non solo per quello, è arrivato a talmente tanto desiderio di voler incontrare, appunto da arrivare a credere di poterlo soggiogare al suo volere e costruire così un mondo dove presuppongo, dove immagino un mondo ideale dove presuppongo lui, poi dopo avrebbe fatto in modo e maniera che nessuno avrebbe avuto vissuto cose brutte, eccetera, eccetera, perché le psiche dei villain sono sempre così complicate che senz'altro lui credeva nella sua testa di fare qualcosa di positivo, nonostante avrebbe dovuto cancellare dall'esistenza noi, questo mondo e tutti i Pokémon, eccetera, eccetera, perché le psiche dei villain sono sempre, non sono sempre così scontate, sono sempre da interpretare, e anche per questo motivo è senz'altro il personaggio più memorabile del gioco, e per questo fatto che per tutto il gioco ce lo portiamo dietro, che nonostante dopo un po' comincia a puzzarci, perché letteralmente si capisce che ci sta stalkerando, ci comincia a salire il dubbio per la questione delle lastre, e poi dopo scopriamo che tutte le volte che diceva ma cos'è che ha aperto lo squarcio qui e là, stava palesemente mentendo, quando finalmente scopriamo il risvolto per l'appunto che porta a vedere la trama su un punto di vista differente, tutto il resto della sua passione per la storia antica di Isui sembrava essere, è rimasta, mi è sempre sembrata essere sincera fin dal primo momento in cui l'avevamo visto. Nonostante, ripeto, il mio cervello continuava a suonarmi in testa la campanella che diceva guarda che questo probabilmente è cattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Io non ci ho voluto credere fino a quando non sono arrivata per la prima volta a Plot Twist e in quel momento lì mi si spezzò il cuore, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, vi devo dire che off-camera ho fatto parecchie cose. Prima cosa, l'ultima volta ci eravamo lasciati con il dover catturare i numi leggendari, ossia Thundurus, Tornadus e Landorus. Bene, off-camera ho provveduto, siccome erano piuttosto difficilotti a catturarli e a completare già le loro pagine. Sì, quindi non ci resta altro adesso che andare da Noesis a parlare, ma non ho fatto solo questo. Ho anche provveduto a recuperare tutte le fiammelle che mi erano rimaste da recuperare, perciò adesso andiamo sulla nostra buona vecchia galleria qui da Nintendo Switch a vedere i vari screenshot che ho fatto delle pagine che ho completato del Pokédex e svariate clip in cui recupero le fiammelle. Poi dopo ho salvato anche un altro altre tre clip che non c'entrano niente con le
Poi dopo ho salvato delle clip poi in cui riprendevo come potevo la cattura di Thandurus e insomma dei tre numi. Perché già come iniziare il combattimento è una cosa piuttosto complicata, ma dopo vi spiego. Poi sono andato altre tre clip che non c'entrano un cazzo con né i numi né le pagine del Pokédex né le fiammelle, ma sono molto semplicemente delle clip in cui però si fa vedere io tipo che, ecco, tipo parlo con Giratina perché mi piaceva, c'è un'animazione che mi era piaciuta troppo e quindi volevo che si vedesse, quindi avevo salvato questa clip. Perché ho deciso, ragazzi, di catturare i numi off-camera e ho deciso di non subire le pene dell'inferno oggi. Ah, questa è l'animazione, guardate, è bellissimo. Non so voi, ma secondo me questa è una delle animazioni. Di quando è contento. Altra clip con Giratina, sto qui palesemente qui come potete ben intuire. Completando i carichi del Pokédex per riuscire a completare la sua pagina. Ecco. Questo era lo scudo tuffo. Ora mi sono ricordata perché ho mantenuto questa clip. E poi finalmente ho iniziato a completare altre pagine. Sì, ho sempre che ci cade di tra l'altro perché speravo sempre una distorsione spazio-temporale. Perché dentro avevo trovato lo Scizor. Poi dopo Scizor, finalmente, che è l'ultimo Pokémon normale di cui mi rimaneva da completare la pagina, sono riuscito ad ottenere un'altra mania. In una maniera molto più semplice e molto più classica, ho scoperto, guardando su internet, che Scyther si poteva evolvere in Scizor tramite l'uso di una metal coperta, quindi non ho impiegato troppo tempo, una volta che l'ho realizzato ciò, a guadagnare abbastanza punti di attitudine da poi andare da signora prima dell'area di allenamento a comprarmi una meta coperta a uno Scyther che avevo catturato. Quindi l'ultima cosa che ho fatto è completare la pagina di Scizor, ma la leggeremo più avanti. Intanto leggiamo qui le pagine nuove che avevo sbloccato attualmente, tutte sui leggendari Azeph, Pokémon Volontà, Pokémon temuto come la divinità della volontà, la leggenda narra che manipoli i voleri di coloro che gli si oppongono, mutandoli in mei burattini. Ok, poi Etrian, Pokémon cratere tipo fuoco acciaio, bellissima combo, Sinnara che nacque dalle lave concentrate nel cuore del Monte Cola, mi sfugge la vera natura delle sue membra d'acciaio fuso. Poi Mesprit, Pokémon emozione, porta l'epiteto di divinità delle emozioni. È temuto per via del mito secondo il quale può scombussolare le emozioni degli irriverenti. Non so perché, ma perché sono ricordati in modo così strano questi tre Pokémon Miraggio? Sono temutissimi. Poi Uxie, Pokémon sapienza, Pokémon. Stavo dicendo comunque, ho catturato già in Home of Camera perché oggi era mia intenzione arrivare ad incontrare almeno Arceus e se riuscivo magari vedere tutti gli extra e terminare il gameplay oggi, perciò diamoci dentro con sbrighiamoci. Pokémon riverito per via della credenza secondo cui può cancellare i codi dei rei. Uno scritto da me rinvenuto sostiene Giove governi la conoscenza e l'intelletto. Per Cresselia, Pokémon falcato, ricorda la luna crescente, librandosi del cielo notturno, lascia che una fulgida scia. Ciò induce quasi a credere che la Via Lattea sia nata da tale essere celestiale, addirittura. Poi Regigigas, Pokémon colossale, la leggenda narra che diede forma a Hisui trainando continenti per poi legarli con dei canapi. Ne dubito, ma non nego possa esservi un fondo di verità. Poi Giratina, Pokémon ribelle, bellissimo soprannome, tipo Spettro Drago. Questa è la descrizione della forma origine. Privo di gambe per colpa dei cambi di forma, sospetto vivere in un mondo che non distingue tra cielo e terra, ma non ha modo di dimostrarsi fatta teoria. Poi, Fion, Pokémon Ocean Bondo, tipo acqua, ondeggia da presso delle rive all'innalzarsi delle temperature marine. Desumo che con lo cerulio serva ad nascondersi in mare e delude i predatori. Poi, Menafi, Pokémon Oceandante, si dice che migra stagionalmente verso l'oceano e dirada preda dei sui. Rassomiglia a Fion, ma col tempo ne diverge alquanto e ignori nessuno tra i due. Poi, dopo la descrizione di Giratina a forma alterata, a Hisui si domanda il seguente detto: vivi da luce e crea profonda tenebra. Suppongo che con profonda tenebra si alluda a questo Pokémon. E poi dopo, ecco qui, l'avevo dimenticato di fare alla fine dell'episodio scorso. Dovevo vedere come erano Giratina, Palkia e Diaga, tutti forma origine, come parla tra di loro. E ho scoperto che Palkia e Diaga, versione origine, sono
quasi grossi il doppio rispetto al rettile. Questa cosa mi impressiona un po' perché finora sembrati i Pokémon più grossi che avevo visto di rettile. Invece, a tutti i casi, da queste immagini di questi tre fratelli che parlano tra di loro, Giratina Origine è quello che a livello di dimensione è il più piccolo, è proprio il fratello più piccolo della famiglia. Perché proprio di dimensione piccola. Allora ragazzi, questa è la clip in cui vedete, con molta fatica, cerco di, ecco, cogliere di sorpresa usando Tornadus per riuscire a catturarla. Come si vedete che è stordito e praticamente così combattimento. Allora ragazzi, vabbè, adesso prendo proprio qui, passo alla clip in cui riesco a prenderlo finalmente. Mi hanno dato filo da torcere non poco i tre numi, soprattutto Tornadus durante lo scontro, si intende. Infatti poi Tornadus mi ha aiutato a mettere tante mosse contro che poi quando andrà a parlare con professor Lave per la prima volta per aggiungere la sua pagina, era già divenuta completata a livello 10 per vedere tutte le mosse che aveva tirato. Va bene, immaginate che questa comunque non è stata l'unica ultima che ho tirato. Questi erano gli ultimi 30 secondi della lotta, quelli che avete visto. In ogni caso, credo ragazzi che non arriverò a livello 10, sapete, completare l'ultima pagina del Pokédex. Solo succede un miracolo che tipo completare il Pokédex, tra l'altro passo un simbolino. Ecco, poi vi ho controllato qua con me a Tornadus quando tiravo fuori dalla Pokéball e non so per quale motivo, ma Tornadus, cioè, quando lo tiro fuori dalla Pokéball è ancora stordito, non ho capito. Comunque, guardate lì, non si vede sui ghiaccicardi, però è apparso un timbrino che indica che abbiamo completato che ho completato, che ho catturato tutti i Pokémon, dei ghiaccicandidi. Tornadus, Pokémon Turbigno, tipo volante, cagionatore di tempeste, si tramanda, scuota l'atmosfera per innescare la successione delle stagioni. Sospetto che il suo sembiante antropomorfo non sia reale. Sì, esistono anche le forme alterate di Tornadus, eccetera, eccetera. Ah sì, poi dopo qui ero andata da spia per vedere a che punto stavo con il fiammello. Ecco, ti dico, finora ho raccolto 73 fiammelle, quindi ne mancano ancora 34. Poi qui mi ha dato un bel po' di oggetti per aver conseguito un alto numero di fiammelle, tra cui un Tiger Panda, un Filo Unione, Sempre Padronanza, la Camera Rara e altri. E poi vabbè ragazzi, oggi in questo gameplay sono benedetta da letteralmente a chaos in tutti i sensi, perché questo è il sesto shiny che trovo per conto mio, una roba allucinante. Io ero entrata nel tempio semplicemente perché credevo che lì ci fosse qualche altra fiammella nascosta, invece ce n'era solo una, che era quella che abbiamo trovato durante il gameplay, tra l'altro. Stavo dicendo, i Numi sono i Pokémon più difficili da catturare in assoluto, perché non solo per riuscire ad avvicinarti devi, intanto qui guardate che guardavo la mappa, perché stavo guardando in questo momento un video guida su YouTube in cui fanno vedere dove stavano tutte le fiammelle, ecco. Dicevo comunque, i Numi sono i Pokémon più difficili in assoluto da catturare, perché non solo ti vedono con una grande facilità e quando ti vedono scappano via, e se tu continui a inseguire dopo un po' ti hanno appresso il Tornado, che se ti colpiscono due volte ti mandano già KO, perché se ti tocca un Tornado di loro sei già grosso. Ma lo sono anche per il fatto che tu prima di poter affrontare devi togliere la barriera che hanno attorno. E questo non devi farlo solo una volta, che tipo togli la barriera, poi sono storditi e poi tirare la Pokéball, no, per cominciare il combattimento. Devi farlo per ben 3 volte. Cioè, quando ho visto che succedeva questa cosa con Tornadus, poi con Landorus e poi con poi dopo con Thaddeus, ho dedotto proprio che questo era proprio il loro schema. Cioè, tu per riuscire a iniziare il combattimento dovevi prima riuscire a colpirli, a toccarli, a togliere la barriera 3 volte. È una cosa allucinante, tenendo conto del fatto che per l'appunto quando ti vedo scappano via e se tu provi a venire appresso di continuo, ti tirano contro sti Tornado che se non li schivi ti fanno svenire. Purtroppo Thaddeus ho dovuto catturarlo, cioè ho dovuto incominciare il combattimento rincorrendolo di continuo, perché rispetto agli altri due Thaddeus, vi ricordo che quello che abbiamo visto durante il gameplay, cioè nello scorso episodio,
l'ultima cosa che aveva visto nello scorso episodio e come dire intanto qui su Alisa la sua cosa qui c'è l'Andorus e l'Andorus rispetto agli altri due non c'è quando c'è una particolare un particolare clima eccetera eccetera perché l'Andorus rappresenta le terre. Ecco, vedete che, allora, vedete, io ho tirato qui la Pokéball contro per togliere la barriera del vento e vedete che lui non si è stordito, ha ruggito. Insomma, dopo aver catturato l'Andurus, avevo dedotto che anche con Thundurus avrei dovuto colpirlo 3 volte. Ecco, adesso qui, ecco, vedete, perché adesso era stordito, come mai? Voi non lo avete visto, però gli avevo comunque dato una terza batosta che non avete visto prima di quel ruggito che di quella seconda che avete visto di quella prima che avete visto. Dicevo, l'Andros per l'appunto rappresenta la presenta e quindi non compare con un clima specifico, bastava andare sull'isola rosa rugosa, ecco, e catturarlo così. Tra l'altro ho avuto culo, è entrato subito alla prima, ma va bene. Lui è proprio entrato alla prima ultima ball perché avete visto l'inizio della lotta, quindi questo deduce proprio una cattura lampo. I numi quindi per riuscire a catturare devi riuscire a colpirli prima di tutto 3 volte. Alla terza volta che ritrovi la barriera loro rimangono storditi, non si rigenera per e poi finalmente incominciare il combattimento. Il modo migliore per colpirli è naturalmente non farsi sgamare, come avete intuito dalle clip che avete appena visto in cui li catturo. Tuttavia con Thundurus non è fattibile questa cosa, perché Thundurus sta sull'acqua. E io con Basculigeon, anche se mi muovo piano, sono comunque visibile o udibile da 1 chilometro, perché comunque quando sguazzi nell'acqua fai casino, perciò Thundurus è l'unico per cui non ho potuto applicare la tecnica dello stealth perché è infattibile. Perciò ho dovuto rincorrere quando lui finalmente mi tirava addosso il tornado, dovevo vedere a schivarli e tirargli velocemente una Pokéball addosso prima che potesse di nuovo scappare via. Perché loro. Se ti vedono scappare via, se ti tiro il tornado, però resto lì per qualche momento, perché sta tirando il tornado, quindi in quel momento lì tu dovresti schivare il tornado e vedere di toccarli. Intanto, quindi, mentre che parlo, facciamo scorrere le clip in cui trovo le varie fiammelle in giro per i sui. Prima di iniziare il video ho contato le varie cose che dovevo farvi vedere e se non ho sbagliati i calcoli sono un totale di una sessantina di cose, perciò. Vabbè, comunque è un bene che queste clip durino 30 secondi perché se fossi per quanto mi riguarda, cioè, se potessi tagliare queste clip avrei fatto vedere molto semplicemente il momento in cui prendevo le fiammelle, però forse è meglio così, ragazzi, forse è meglio che vediate anche 30 secondi precedenti al momento in cui io accorgo le fiammelle perché così vedete per appunto capite dove mi trovo eccetera eccetera. Meglio che su quella sulla Switch le clip non si possano tagliare. Mi dispiace ancora per il fatto che al massimo possono essere lunghe 30 secondi. Comunque sappiate che in questo momento stavo guardando, ecco, in questo momento stavo guardando un video guida su YouTube, quindi se vedete prima per il continuo perché poi appunto guardavo dove stavano, perché sul video facevano vedere le mappe, quindi guardavo la mappa. Ecco, io mi ricordo che tra l'altro questa fiammella dovremmo averla già presa, però se non ricordo, se la mia memoria non mi inganna, la presi proprio quando poi trovai il Paras Shiny. E poi mi ritrovai comunque a dover riavviare il gioco perché come una stupida avevo detto no, mi si è voluto il mio secondo Eevee non si non trovo mai più un Eevee. Certo, e fu così che la vostra Beniamina perse quello che adesso potevo classificare il nostro settimo shiny del gameplay, non contando Ponyta.
perché credeva che Ivi, di Ivi ce ne fossero uno alla volta nella landa fer di cavallo. Porca vacca. Allora, mi è venuto in mente una cosa qui ora che per sbaglio la Giada del passato ha evocato, solo una per sbaglio come al solito. Oggi ho intenzione di almeno vedere Arceus in questi 6 episodi e completare così la modalità storia definitivamente e incominciare quelli che vengono definiti dei vabbè extra, perché sono stati aggiunti quelli che io definisco extra veri e propri, perché sono stati aggiunti con degli aggiornamenti. Oggi ho intenzione, allora, come prima cosa avevo intenzione di vedere come per appunto tutte queste clip e poi sempre in questo episodio catturare il Pokémon che compare una volta che tu raccogli tutte queste fiammelle. Tenendo conto che tutte queste fiammelle le abbiamo messe in una roccianima, è facile capire con quale Pokémon avremo a che fare quando andremo a parlare con Spia. Perché io con Spia non ci ho ancora parlato, e questo è bello, che okay? Mi sono detto, ho catturato tutte le fiammelle off camera, così poi dopo quando registro c'ho già da andare a parlare con Spia, che cioè c'ho già tutto pronto per andare a parlare con Spia come si deve e vedere cosa succede. Quindi, in questo episodio di oggi intendo, in questo primo episodio che sto facendo adesso, intendo non solo vedere come le creep, ma anche catturare Spiritomb. Primo, vabbè, non lo nascondo, è lui il Poco. Poi, seconda cosa da fare, nel prossimo episodio che voi oggi vedete le tre, intendo andare a parlare con Noesis per aver completato le pagine dei tre numi. Perché dopo tutte queste clip di fiammelle mi sarebbe fatto in mente che volevo completare anche le pagine di Landis, la pagina di Landus e poi di Sandus quando lo catturai. Quindi fra poi verrà lo screenshot anche di quello. Poi ho intenzione, sempre nel prossimo episodio, penso di fare in tempo, fare la caccia agli unknown. Intendo anche lì catturarli tutti in un episodio solo, quindi magari diventerà, sarà un episodio lungo 50 minuti il prossimo, però intendo comunque catturarli tutti tramite l'aiuto della guida. La cosa che ho intenzione di fare sarebbe prima leggermi gli indizi sul gioco, nel gioco, per vedere se riesco ad azzeccare già per conto mio i posti in cui si trovano gli unknown. Sempre che non mi si spenga il sensore dell'intelletto, cioè, perché io ripeto, quando devo cercare le robe e devo capire delle robe, automaticamente, quando c'è proprio la parola dovere, per qualche motivo mi si disattiva il sensore. Per il resto, quando invece non ci ragiono sopra, distintivi, hai da dire, ah, ma è questo, che è la soluzione di solito. Non capisco più il ragionamento psicologico del mio cervello. Comunque, la cosa che mi triggerava delle fiammelle, ecco, è che se non mi avvicinavo abbastanza non si vedeva da lontano. Mi dava troppo fastidio questa cosa. Anche per questo preferisco cercare di notte, perché di notte mi sembra che si veda comunque lontano 1 chilometro. Non capisco il motivo. Che adesso questa è la clip che recupero l'ultima fiammella, perché io salvo sempre, come avete visto, termino sempre queste clip con la scritta che mi dice quante fiammelle restano in quest'area. Ok, qui uno FK, stavo guardando dove era con la mappa, dove era la fiammella secondo la soluzione su YouTube. Insomma, ho intenzione di fare in un episodio, per appunto, in questo episodio ho intenzione di finire di vedere tutte queste clip con voi, che comunque siamo quasi alla fine, quasi, perché mi avete visto terminare finora la raccolta delle fiammelle ai ghiaccicandidi, cioè alla landa, all'acquitrino, manca alla costa e le pendicicone. Tra l'altro, le pendicicone c'è anche lì un basso numero di fiammelle che mi rimanevano rispetto a magari quelle che per l'appunto mi restava da recuperare qui, tipo alla costa, all'acquitrino, all'Aranda. Poi a un certo punto, nel mentre che cercavo le fiammelle qui alla costa, ho interrotto la ricerca perché aveva incominciato a piovere a dirotto. E siccome alla costa oltremare, una volta accettata la missione di Numi, quando piove a dirotto,
Significa che, stando usanti compare nella zona, ho interrotto bruscamente un attimo la missione per andare per appunto a catturare Thandus, che per il fatto che è sull'acqua, vi dicevo prima, è il più difficile da catturare, perché è un'impresa già avvicinarsi e schivare il tornado, figuriamoci, in combattimento. Infatti poi il combattimento fu quello che mi devastò, ho usato almeno 5, ci fosse 3, sì, almeno 3 revitalizzanti le ho usate, ecco. Qui mi sono dimenticata di salvare la clip in cui riuscivo a schivare il tornado, eccetera, eccetera. Mi sono ricordato di salvare solo la clip in cui lo catturavo. Comunque immaginatevi che prima di questo scontro io, cioè vedete che siamo sull'acqua, io ero arrivato con pascurigio, non ho neanche pensato, ho provato a fare inizialmente la cosa stealth, solo che tutte le volte, vedendo che comunque con pascurigio la cosa, anche se dopo non funzionava, anche qui ho usato almeno 5 ultra ball prima di questa. Eccola qua subito la pagina di Thanos, Pokémon fulminante, elettrovolante, Sinag, Sirenaga, che da tempi immemorabili lotti per addossare contro Tornadus, il suo acerrimo inimico, fortifica la terra con fulmini che incidono il suolo, ok? Poi Landorus, Pokémon fertilità, tipo terra volante, anche questa è una bella combo, tipo terra volante, emerge per acchietare le dispute fra l'incarnazione dei turbini e quella dei fulmini. Il loro dileguarsi sancisce il buon esito delle coltivazioni, ok? Quindi... sì, è vero, in effetti mi ricordo che in Pokémon bianco Landorus è venerato come una divinità benevola, al contrario di Thanatos e Tornadus, che invece, siccome fanno casino, non sono visti molto bene. Landorus viene sempre visto come, tra virgolette, il capo del trio meteo, perché per appunto si occupa di acqua. Intanto c'è di nuovo Floris, me la sono ritrovata 2 volte davanti, quelle 8 pepite che avete visto mettere via a inizio episodio, lo guarderete da lei, e ho capito che servono solamente per le brigantesse, per fate guadagnare le pepite, punto, perché me la sono ritrovata a un certo punto anche a Monte Corona. Trovati faccia a faccia con me non sembra preoccuparti molto. Devo ammettere che hai coraggio, chiunque altro se la sarebbe già tanto in gabbia. Ho salvato questa clip solo perché, per l'appunto, se tu ti avvicini... Ecco, questa qui invece è questa la frase che ho letto, perché l'ho detto anche l'altra volta. Ho salvato questa clip per il semplicissimo fatto che dicevo qualcosa di nuovo. Perché quando ti avvicini per contatto le brigantesse dicono un'altra roba rispetto a quella che direbbero quando tu le cerchi di evitarle, ecco. Continua sempre a dispiacermi il fatto che già me ne fanno stare, già me ne fanno antipaticissime, e poi dopo non mi fanno nemmeno una secondaria post-game in cui loro magari ti spiegano il loro passato. Mi dispiace tantissimo, comunque, anche se mi stanno antipatiche come se non ci fosse domani. Porca puttana, almeno fammelo un po' di loro, su di loro, perché sono così stronze. Poi dopo qui mi sono messo ad esplorare la zona dietro di San Mangiafuoco, perché sentivo che ci sarebbero state delle fiammelle, e infatti per conto mio ne ho trovate ben due. Ecco, qui dopo c'è un'altra fiammella, su un'altra isolotta dietro l'isola. Dicevo, tra i tre numi, Landorus è sempre quello che è sempre stato visto come, tra virgolette, il capo del trio. Per il semplice motivo che, per l'appunto, arriva prontamente a fermare i litigi tra gli altri due birbanti, quindi tra gli altri due numi che rappresentano il vento e i tuoni. E mi ricordo che c'è anche il tempio fertilità in nero e bianco di Landorus, sì? C'era quello, sì, ora che ci penso me lo ricordo, sì, era quello, mi sono... Il bello è che abbiamo terminato, come al solito noi terminiamo i gameplay, che io dico sempre ci torneremo, qua ci torneremo, poi dopo puntualmente, come avete notato, in vari gameplay succede che io mi dimentichi le cose, ma non lo faccio di proposito. Anche Pokémon Y Ubi No, perché mi è successo di dimenticare qualcosa, anche una cosa stupida, ricordo che... Avevo detto, ragazzi, è post gaming, Ubinomica, andiamo a vedere il museo di, come si chiamava, Porto qualcosa, e poi non siamo più tornati perché me ne ero completamente dimenticata.
Ora che ci penso, poi invece il diamante lucente non l'abbiamo più visto a Jubilopoli, quella zona in cui non si poteva andare se non si avevano medaglie. Non l'abbiamo mai più vista. E ora mi sta pure salendo il dubbio che forse quando siamo andati sul Monte Corona, nella modalità storia, per combattere Cyrus, sta iniziando a salirmi il dubbio che forse abbiamo involontariamente skippato una parte. Perché, cioè, quando siamo arrivati alla Lega Pokémon, quando siamo arrivati alla Lega Pokémon ad affrontare Camilla, lei ha cominciato a dicendo grazie per il tutto Monte Corona. Tuttavia non me la ricordavo assolutamente sul Monte Corona, Camilla. Mi sta iniziando a salire il dubbio che forse abbiamo skippato un altro di quei momenti in cui nel gioco tu camminavi al fianco di un allenatore per affrontare per appunto i vari nemici. Poi dopo aver detto questo passato ai 15. Corona. Mi stai iniziando a salire i dubbi, ragazzi. Se voi avete giocato all'originale Pokémon Diamante e Perla, ditemi se effettivamente quando si va in cima a Monte Corona per combattere Cyrus non ci sia un momento in cui tu te lo debba passare a fianco di Camilla e combattere la gente così. Ditemelo perché se è così, se effettivamente tu prima di raggiungere Cyrus ti fai una parte in cui Camilla ti raggiunge e ti dice: sono venuto anch'io a dare una mano, che questi bevi del Team Galassia per me ne hanno fatte anche troppe. Ditemelo, perché così perlomeno realizzo che effettivamente abbiamo skippato, bypassato per sbaglio un pezzo della modalità storia per sbaglio, sempre. D'altronde io mi ricordo bene che quando giocai per la prima volta Diamante Lucente, bypassai per sbaglio la parte dell'isola Fregosa in cui si combatteva a fianco di Marisio, ve la ricordate, quella parte l'abbiamo fatta. Mi è proprio salito, è venuto il dubbio, cioè proprio in questi atti, perché proprio quando abbiamo incontrato Camilla per la prima volta alla Lega Pokémon, quando l'abbiamo affrontato, insomma, quando l'abbiamo battuta, insomma. Mi è venuto il dubbio perché ho detto: ma come a Monte Corona? Mi sono detto, non ho detto niente come in quel momento, però mi sono detta: ma a Monte Corona, ma io non l'ho vista a Monte Corona, Camilla. Ci sta come cosa che si è venuta ad aiutare, eh? Anche se magari per l'appunto non era coinvolta tanto quanto era coinvolta, come ho visto su YouTube più volte, in Pokémon Platino. Perché ripeto, Pokémon Platino è la versione migliorata di Diamante e Perla. E c'è un momento stupendo in cui Camilla parla a Cyrus che è stupendo. Infatti quel discorso lì è stato talmente bello che con l'evento sul gioco per cellulare di Pokémon, sull'evento di Cyrus, l'aveva ripreso, ricordo, ed è fantastico. L'aveva proprio ripreso papale papale da Pokémon Platino. A parte questa piccola parentesi, che io gioco per sempre, io gioco quotidianamente a quel gioco lì perché vabbè. Non è pubblicità occulta quella che sto facendo, sono sincera. Ok, le clip, mentre parlo dovrebbero essere finite perché questa è l'ultimissima fiammella che mi restava da prendere. Eccola qui. Sembra che tu abbia raccolto tutte le fiammelle, vai a formare spia. Ecco, questa è l'ultimissima cosa che ci resta da vedere. Scizor, Pokémon Kera, tipo con le 8 in acciaio. Si è evoluto per mezzo di un singolare strumento. Studi riportano che la corazza di cui è tutto ricoperto resiste più dell'acciaio forgiato. Bene, adesso siamo a 33 minuti. L'episodio si ferma qui perché voglio concludere per appunto con la cattura del Pokémon che salta fuori quando. Di Spiritomb. Che salta fuori quando raccogli tutte le fiammelle e vai a parlare con Spia. A quanto ho letto, tra l'altro, l'unica volta in cui si ha possibilità di poter catturare Spiritomb, quindi vediamo di non perderla questa occasione perché. Poi, una volta che l'ho catturato, provvedo subito a completare la sua pagina Pokédex. Vai, 60 elementi, avevo fatto i conti giusti. Perfetto, questa clip di 30 secondi che ho lasciato vi ricordo essere la danza di Clefairy, che tengo perché mi piace da matti. Ed ora vediamo un po', lì c'è un Gastly, c'è Rayquaza Alpha, va bene, tutta la gente che ho catturato. Ehi là, spia! Oh, eccoti di ritorno, finora hai raccolto in tutto 107 fiammelle! Grazie per il tuo aiuto, ti merito un bel per aver raccolto tante fiammelle, ok? I soliti compensi che vi danno, cioè che sono coscienti, grazie per la padronanza.
meraviglia, hai raccolto 90 fiammelle, ti meriti proprio un altro premio, tieni. Due caramelle XL. Che meraviglia, hai raccolto 100 fiammelle, ti meriti proprio un altro premio, tieni. Tre rocce impegno. E per finire. Ma è incredibile, Giada, sei riuscito a raccogliere tutte le fiammelle, grazie. Adesso potrò finalmente ripristinare il sigillo e segregare di nuovo questo spirito per Concello. Ma... E c'è un ma. Per mettere il sigillo dovremmo andare alle rovine brumose. Diamoci appuntamento lì. Allora in cui io, ti e te ci siamo incontrati per la prima volta. Vabbè, a notte fonda. Chiarissima. Allora, ricapitolando, adesso andiamo alle rovine brumose. Ah, sì! Sì, è dove avevo dedotto che saremmo dovuti andare per completare la secondaria, ci penso. Perché lì ho visto la roccia della Torre degli Spiriti. Che è, guarda caso, identica, una gigantografia, tra virgolette. È una versione maxi della roccia anima che abbiamo. Vai, riposa fino alla notte fonda. E adesso si fa la gara della ribalta. Poi dopo quando lo catturiamo il Pokémon lo metto come sesto membro della squadra. Poi quando finalmente ho completato la sua pagina rimetto Zoroark come primo Pokémon. Come sesto Pokémon, scusate. Là ho lasciato un segnalino. Levalo che mi confonde. Perfetto. Ecco là le rovine. Ah, fantastico che questo posto l'ho scoperto da sola per conto mio. Ah, ecco dove stavano i Killer, non mi ricordavo dove stavano per conto loro i Killer. Quando c'era passata la missione secondaria di Maru, mi ha venuto a chiedere, ma dov'è che stava la... Dov'è che stavano i Killer? Che magari ne prendo uno così selvatico. Vabbè. Ti aspettavo, Giada. Benissimo, direi di metterci all'opera. Ma prima di iniziare, devo confessare di averti detto una piccola bugia. Le fiammelle in realtà sono 108 e l'ultima è proprio qui, in mio possesso. Sei pronta ad assorbirla con la roccia anima? Sì, prontissima. Ma prima di farlo, dimmi, Giada, cosa pensi di me? Sei... Non mi vedo dei salati pastrali, dai, vabbè, non saprei, diciamo non saprei. Non saprei. Non vorrei dire che mi sei pastrale. Ma come, hai raccolto 107 fiammelle per me e non ti sei ancora fatto l'idea di chi sono? Beh, poco male, avrò tempo per conoscerci. Eccoti l'ultima fiammella. Spero che così il viandante che mi ha imprigionata potrà perdonarmi per essere scappata. Ma adesso chiudi gli occhi, te... No, ho capito! È lei il Pokémon, vero? È lei il Pokémon, vero? La tua fiammella? È un fantasma! O è un fantasma che poi si è trasformato in spirito perché lo stiamo per vedere? O è un fantasma e basta. Comunque la cosa sicura è che se è un fantasma è ti è passata. Vai, momento di... La roccia anima si è messa a brillare. Vai, momento di catturare il Pokémon. La roccia anima è sparita senza lasciare traccia. Ma andati in cerca delle mie fiammelle è stato l'ultimo capriccio. Ah, vedi! No, ci ho azzeccato! È Spiritomb! Ci ho azzeccato, non è solo un fantasma, è a Spiritomb, Spira! Ma andati in cerca delle mie fiammelle è stato l'ultimo capriccio che mi sono concessa. Grazie per avermi secondato, non dimenticate di me. No, aspetta. Fiammelle brulle della notte. Doppio aceto. Avverte la presenza dello schermo Pokémon. No, no, aspetta. Ragazzi, mi è salito il Mega Draco Spirito intanto. Nel mentre che mi attacca. Non ho ancora capito. Aspettate un secondo. No, ragazzi, sono perplessa. Non ho capito. C'ho un dubbio, ma Spira. Ok, è un fantasma. Ok.
Ci sta. Ma poi è questo Speedtomb. No, non ha senso perché è un maschio questo spirito, per cui ok, ragazzi, no, teoria distrutta. Spiega un fantasma che aveva deciso di, ecco, fatto vedere di dare una lezione a questo Pokémon birbante, che per l'appunto per farlo ci aveva dato, ci aveva, forse da quanto ho capito, lei nel cercare di sigillare questo Pokémon ci ha rimesso la vita e ha continuato a vagare con il fantasma per i suoi finché non trovava, avrebbe trovato qualcuno che avrebbe potuto aiutarla a recuperare tutte le fiammelle che avrebbero permesso di sigillare Spiritomb. Quindi questa è la storia di Spia, no? Un po' triste, però dai, dai, almeno l'abbiamo accontentata, siamo riusciti a portare a compimento quella che era la sua missione in vita. E con questa comunque ho trovato tutti i Pokémon di tutti i posti, tranne uno da cui trovo il mio, mi chiedo chi possa essere. Non è il caso Spirito, perché un numero è che adesso vedo di completare la sua pagina. Allora, eccolo qua, numero 139, per fargli raggiungere il livello 10 dovrei fargli usare ancora una volta, vediamo, l'ideale sarebbe tre sciagure potenti. Allora, vediamo, gliela faccio usare subito, vediamo in questi pochi minuti di fargli usare tre sciagure potenti, vediamo, ciao, vediamo, sciagura, 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 eccola qua. A posto di congiura, ho fatto la rima. Insomma, ricapitolando, la storia di Spia è che questo Pokémon causava problemi, lei ha cercato di imprigionarlo per evitare che creassi di nuovo problemi, ma cercando le sue fiammelle deve averci rimesso palesemente la vita, deve averci rimesso la vita, anzi, non è poi così scontato come cosa. Ed ora che siamo finalmente riusciti ad aiutarla nella sua missione, è potuta trapassare e riposare in pace. Allora, ancora ragazzi 3 minuti che usiamo 3 sciagure potenti con Spiritomb e vediamo di completare così la sua pagina. Ok, mi fa comunque piacere che come i Pokémon si fermino a guardarmi quando. Cioè, ogni turno, non so se avete visto, si è messo a guardarmi. Si è messo a guardarmi spirito, perché tutti i Pokémon mi guardano quando finisco una mossa. Allora, adesso forse questo Ghastly. No, non necessita. No, come ho detto, diceva un'afa, magari riesco a tirargli due sciagure. Ma mi sa che non ce la faccio. Che Gugito Steel c'ha, ragazzi, Spiritomb? Mi chiedo se anche il Pokémon Diamante e Perla originariamente si recuperava con una missione simile a questa. Perché mi ricordo che in Diamante Lucente abbiamo messo soltanto la sua roccianima sulla Torre degli Spiriti. No, forse se passavo. Non lo so ragazzi, non lo so. O lo hanno aggiunto i Pokémon Platino come Pokémon perché non rientrava nemmeno nel Pokédex di Sinnoh, che ci penso. Vabbè, sarà un mistero che irrisolto, che come il mistero di Camilla su Monte Cona. Ragazzi, se voi avete giocato, ripeto, Diamante e Perla da bambini, ditemelo se per appunto in Pokémon Diamante e Perla quando si va su Monte Cona c'è una parte in cui si combatte a fianco di Camilla, perché io ho letto che in Pokémon Diamante e Perla posso combattere al tuo fianco 5 alleatori. Io ti ho detto che il quinto fosse Barry, che a un certo punto ha combattuto al nostro fianco, però non saprei perché avevo ben visto che si riferiva specificatamente alla wiki di Pokémon quando ho letto quegli alleatori che poi ti accompagnavo per certi punti della storia. Deducendo che, allora, avevo visto noi tutti e tre alleatori. Una era Demetria, uno era Marisio sull'isola Fregosa. Un'altra ancora è a Chicco, all'isola Mangiafuoco, sostanzialmente. Poi ho scoperto all'inizio di questa serie che avevo bypassato per sbaglio Risetta, anzi,
perché si trovava in una zona della Via Vittoria secondaria che si sbloccava una volta terminata la modalità storia, quindi ci potrebbe stare che non ci avevo pensato di esplorare una zona extra alla Via Vittoria, perché ho detto vabbè, cosa vuoi che ci sia qua alla Via Vittoria invece. Camilla invece c'è, se il quinto alleato è Camilla, sto cominciando a ipotizzare che anche in base a quello che dice, mi sa avere dubbio che io veramente non abbia mai passato anche lei durante la modalità storia, cioè per sbaglio, non vorrei aver per sbaglio skippato un pezzo del Monte Corone in cui si combatte a fianco di Camilla per contro in galassia, ecco, perché cioè, altrimenti la sua frase che dice grazie per l'aiuto a Monte Corone, quando siamo arrivati alle Capocorone, non me la spiego, perché quel grazie deduce che abbiamo combattuto fianco a fianco, che abbiamo dato una mano. Si deduce anche che lei si è venuta sul monte, però io sul monte non l'ho vista, e quindi c'è questo problema, ragazzi. Vi prego. Per l'ultima volta, se avete giocato Diamante e Perla, ditemelo nei commenti se quando si va a Monte Corone si combatte a un certo punto con Camilla, proprio a fianco di Camilla. Ditemelo, ditemelo. Spirito abitante, Pokémon proibito, tipo spettro buio, che prima delle nuove generazioni, questo lo aggiungo io, era debole a nulla. E infatti è debole solo al tipo folletto. Infligge maledizioni per mezzo di pensieri malevoli. Stando ai testi, sarebbe scaturito dall'incontro di 108 perfidi spiriti. E qui si spiega il numero 108. Allora, si torna al villaggio, questo episodio è durato abbastanza. Possiamo fermarci qui e nel prossimo andiamo a parlare con Noesis per i numi.